Bene, bene, salve a tutti, Vincent Warlike e benvenuti nel mio canale. Continuiamo la campagna. Allora, abbiamo fatto una riunificazione, una confederazione e il Talabekan è diventato un nostro territorio, quindi adesso avremo più territori da controllare. Ok, guardiamo qua la nostra mappa. Al momento, fortunatamente, i nostri nemici sembrerebbero essere solo gli sfassiateschi e la rimanenza del Marienburg, poche decine di uomini in fuga. Questi qua sono i nostri alleati, il Visseland e i nani qua di Karaknorn, ok. Quindi direi che al momento siamo abbastanza tranquilli. Aspettiamo. Oddio, questo chi ha? Che è un cattivone questo. Allora, guardiamo un po'. Ecco il caos che sta arrivando, ragazzi. Qui sta arrivando il caos al 100%. Prima, se lo vedevamo un pochino, vedevamo un po' la costa. Ok, qui ci sono delle armate, delle navi. Ci sono delle navi in movimento, quindi facciamo attenzione. Allora, la desolazione, ok. I venti sono sempre moderati. E la corruzione vampirica al momento mi sembra ancora stabile, sempre nei suoi territori. Allora, va bene, allora usciamo da qua. Allora fammi vedere un attimo perché. Ok, mi giro la mappa così perché io me la trovo meglio così. Ok, allora diamo un'occhiata. Il sud è là. Io uso la mappa al contrario, però vabbè, ormai ci ho fatto l'abitudine a giocare così. Qui abbiamo delle armate, eccole qua. Chi sono questi? Ah, i Norska, ah sì, esatto, sono i Norska. Avevamo degli obiettivi. Zanna Runica, ok. L'elettore non nelle sue terre. Si sta verificando un numero sempre maggiore di incursioni provenienti dalla Norska. Unisciti in un'alleanza militare o difensiva col Nordland. Allora, dovevamo fare questa alleanza, ma abbiamo visto che non riuscivamo a cavarne niente, perché sono un po' stizzosi. Allora guardiamo un po'. Allora, il Midland è alleato con il Nordland. Allora proviamo a questo punto a fare un'alleanza difensiva. Non ci stanno. Un transito militare è basso. Volevo magari accattivarmi qualche simpatia del Midland per andare poi a simpatizzare con il Nordland, ma non ci stanno. Oh, l'Ostmark e invece sono i suoi alleati, però neutrali in deterioramento, approvano trattati con Ostermark. Trattati con l'Oslo, beh, vabbè, adesso guardiamo se riusciamo a fare noi un trattato, un accordo commerciale. È moderato, ma rifiutano. Allora facciamo un accordo commerciale, guardiamo di offrirgli un po' di denaro. Ok, adesso noi abbiamo le ceramiche da vendere, anche loro, anche loro, quindi cosa facciamo? Ci scambiamo il vasellame, facciamo 400, rifiutano. Questo è anche un metodo per magari accattivarseli un po'. Insomma, abbiamo bisogno di un po' di amicizie in quella zona lì, perché non vorrei che arrivassero poi d'improvviso anche i vampiri. Ok, non ci stanno. Allora proviamo ad andare a vedere con l'Ostland, che My hand hovers close sono to my anche più blade. vicini alla Utter your nostra demand before nuova I raise it. città. Ok, stai calmo. Allora, accordo commerciale basso. Pagamento è basso.
sempre basso, niente. Queste fazioni non intendono. Allora, lo Stirland invece, amichevole in deterioramento. Trattati col Wieselland, ok, trattati con i vampiri con l'Osmarg. Vabbè, magari ce l'hanno un po' con noi perché abbiamo i trattati col Wieselland, anzi siamo alleati col Wieselland, però magari possiamo fare un'alleanza difensiva e moderate rifiutano. Guardiamo un po' di... hanno un transito militare. Beh, proviamo a offrire qualcosa loro. Così ci pariamo un po' la schiena. Rifiutano ancora. Voglio insistere, voglio provare a vedere se riusciamo a portarceli a casa. 800. Rifiutano. Niente, va bene. Pazienza. Allora, mentre qua i nani, questi nani qua. Neutrali in deterioramento. Potremmo commerciare con loro. Cos'hanno? Gemme. Accettano. Va bene, va. Almeno portiamo a casa un altro po' di introiti da un commercio con i nani. Non dovrebbero essere in guerra tra loro i nani. Allora, altri nani non riusciamo ad arrivare a commerciare con loro. Chiediamo diversi patti di un'aggressione, ok, questi accettano, abbiamo altro che pensare invece di fare la guerra tra di noi, patto di aggressione moderato, ok, accettano, molto bene. Allora, con i nani al momento siamo abbastanza messi bene, insomma, con tutte le fazioni dei nani, questo è molto importante, perché così ci parano un po' il culo qua nelle montagne, ok, e anche... piacerebbe guardare di fare qualcosa ostile in deterioramento. Ok. Condannano i trattati con Karaz. Vabbè, questo condanna quello, quello condanna quell'altro. Però un accordo commerciale è basso. Abbiamo bisogno di sale noi, dai. ti diamo dei soldi per un po' di sale. Non ci stanno, va bene, ok, allora guardiamo questa Tilea. Tilea. Patto di un'aggressione basso, un accordo commerciale basso, ok, va bene. Artois, facciamo un ultimo tentativo, anzi Artois è qua vicino a noi proprio. Abbastanza vicino, direi. What Guardiamo does the Emperor se... need that he cannot already find in his vast, if tainted land? Allora, provano i trattati con Bastogne e Bertogne, noi ce l'abbiamo. Una guerra con gli spaziateschi, noi ce l'abbiamo. Condannano la guerra col Marienburg, vabbè. E i trattati interrotti col Marienburg, purtroppo, dovevamo espanderci, però... Possiamo vedere. Ah, ok, accettano intanto un patto di non aggressione perché esci sempre. Un accordo commerciale è moderato e rifiutano. Loro importano ferro. Anche noi. Allora, guardiamo. L'alleanza difensiva e basta. Dobbiamo finire di eliminare il Marienburg per far sì che non ci pensino più ai trattati con il Marienburg. Allora, il Carcassonne invece è un altro insediamento di umani. Rifiutano un patto di un'aggressione. Cosa condannano loro? Un po' avversione, grandi poteri, basta, fine. Non è che ci dice più di tanto, va bene, usciamo da qua. Allora, la mia idea è intanto andiamo a risolvere la situazione qua del Marienburg. Direi che siamo appoggiati anche dalla guarnigione.
del nostro piccolo paese che non mi ricordo come si chiama, e facciamo in automatico questa, logicamente. Oh, finalmente dovrebbero essere deceduti per sempre, quindi portiamo a casa 500 monete e ho già incantato pozione della, non ho mica letto, della velocità. Vai, grande. Allora, disciplina. Vorrei sapere come siamo messi un po' a disciplina. Beh, in questo caso farei disciplina, tanto non è che ci sia tanto da giustiziare, prigionieri non ce ne sono, c'è pochi e niente, nemici catturati 12, quindi va bene, facciamo un po' di disciplina. Nemico ucciso in battaglia, fazione distrutta, ok. Questo potrà migliorare i nostri rapporti con le varie fazioni, diciamo, dei confini. I confini sono le fazioni, diciamo, queste qua che abbiamo visto sulle montagne. Allora qua abbiamo guadagnato la pozione della velocità. Ok. Basta. Così. Allora andiamo subito a vedere la nostra, i dettagli. Ok. Pozione della velocità. Carica e accelerazione. Ma che te l'ho detto, questo qua diventa più forte del nostro imperatore. Questo va a destabilizzare l'impero in sé. Allora, vorrei andare verso Grungzint. È una. Ah, oh, sono molto danneggiati. Sono molto danneggiati. Questo potrebbe essere per noi un'occasione da non perdere. Anche noi stiamo recuperando. Allora, mandiamo in rinforzo e in marcia forzata. No, così. Dai, in questo caso mandiamoli in marcia forzata, così acceleriamo un po' i tempi. Anzi, marcia forzata la facciamo dopo. Forse è meglio che a questo punto andiamo dentro il castello di Eilart. Non ci arriviamo. Mannaggia. Allora, intanto l'ordine pubblico sta scendendo. Però stiamo costruendo anche per mettere a posto l'ordine pubblico, ok. Va bene, perché abbiamo fatto queste cose qui in giro. Oddio, io non riesco mica a vedere dov'è l'altra città. Ok, è qua con il nostro nuovo schieramento. Dobbiamo passare il turno per fare, distruggere questo, mettere l'ordine pubblico, ristabilire le tasse. Ok, quindi andiamo a passare il turno, poi ci organizzeremo al meglio per andare a combattere gli orchi. Ok, andiamo avanti. Oddio, chi è? Non ho capito bene. Lo Stland là, come cavolo si chiama? Hanno attaccato il Midland. Sono in guerra. Adesso andiamo subito a vedere. Allora, intruso. Fazione dello Stland. È stato colto a sconfinare nei pressi di questa regione. Attento alle sue mosse. Lo so. Costruzione del salto pronto. L'altare è pronto. Ok. Diamo un'occhiata qua. Con chi diavolo sono in guerra questi qui? Fammi capire che hanno distrutto un esercito. Con il Nordland e il Midland sono in guerra. Però al momento abbiamo un patto di non aggressione, quindi a noi poco importa, possono fare la guerra con chi vogliono. Un accordo commerciale è moderato e rifiutano. Sarebbe importante per noi un accordo commerciale con loro, perché così al momento li potremmo tenerceli un po' alla larga. Intanto noi ci occupiamo un po' delle creature. Delle creature. Rifiutano ancora, e va bene, purtroppo confido di più negli accordi commerciali che nei patti di non aggressione. I patti di non aggressione possono rompere in un qualunque attimo. Allora, qui c'è invece l'Oakland. L'Oakland
Oddio. L'Oakland non mi sembra una fazione. No, ma chi è cliccato? L'Oakland non mi sembra una fazione che abbia tanti territori. Forse si limita solo a questo qua, appunto. Ed è in guerra con il Midland e il Nordland. Quindi sono due fazioni che, bene o male, il Midland e il Nordland dobbiamo portarle dalla nostra parte. Come abbiamo visto, dobbiamo fare un'alleanza con il Nordland per conseguire ad una missione. Quindi a questo punto dei soldi un po' ne abbiamo. E quindi, grandi spade, ragazzi. Altro edificio necessario, arsenale. Va bene, intanto reclutiamo un po' di gente. Ok, pian pianino. Andiamo a vedere cosa possiamo fare qua, se c'è la possibilità di fare questo che si chiama arsenale. Allora, mura di base, fornisce una guarnigione. Disciplina 2, proiettile, questo è interessante per noi. Allora, invece l'arsenale va fatto il fabbro. Cavaliere alabardieri. Altare di Sigmar, permette il prete guerriero. Ok. Accampamento di caccia, casa per la tessitura, bettola per l'ordine pubblico. Noi serviva questa, la bettola, appunto, però possiamo ampliare anche la nostra piccola cittadina, non dimentichiamolo. Stallaggio, cavalieri, staffette lanciagranate, questo ce l'abbiamo già, ma anche questo l'abbiamo già. Ok, sì, perché non guardi meglio? Allora, un fabbro consente l'arruolamento e sblocca delle tecnologie, capacità di reclutamento locale più uno. Anche se mi interessava aumentare la guarnigione qua dentro, ragazzi. La guarnigione qua dentro. Quanti sarebbero? Fammi vedere. 3, 6, 7, 8. Sono un po' poche, eh. Allora, probabilità di successo, tempo alla resistenza all'assedio più 1, disciplina, proiettili da torre migliorate, pallottole. Allora, di slot ne abbiamo ancora 2, quindi possiamo. Aumentiamo le mura di base. Qui è una zona un po' importante, anche perché questi probabilmente diventeranno nostri nemici. Poi possiamo comunque ampliarci qua di qua e fare una bettola per l'ordine pubblico di questa zona. Direi di sì. Ok, va bene. Soldi non ne abbiamo più. Quindi muoviamo il nostro tesoriere verso Karl Franz. Andiamo verso il nostro nemico, al momento unico nemico. Allora, guardiamo un po'. Ottimo. By the comet, bring me to my men. Amo il cavallino bardato di Karl Franz. Allora, guardiamo qua se riusciamo a fare un po' di danno. Blocca l'esercito assassino. Proviamo a assassinarlo. Assassino successo. Il nostro alleato. Vabbè, ha ferito. Beh, molto bene. In questo caso. Grande occasione per noi per distruggerli. Grande occasione per noi per distruggerli. Passiamo il turno. Guardiamo un po' cosa accade. Niente, la. Questi chi sono? Una nuova fazione? Ok,
20 la magia cambia, vabbè, volubili 20, ok. Abbiamo già visto ribelli dell'Ostmark. Allora, il conte Erdwing dell'Ostmark ha dichiarato la sua provincia libera dal giogo dell'imperatore. L'Ostmark è ora una nazione indipendente, ha annunciato il conte elettore. A quanto pare i messi sono già nelle corti di Bretagna e di Marienburg. Non escludere le manovre politiche dei borgomaster in tutto ciò. Se è così, devono essere puniti. Rapporti diplomatici, meno 20 con l'Ostmark, va bene. Vogliono fare un loro regno? Un surplus nella provincia della desolazione, ok? Pace negoziata tra i vampiri e l'Averland, va bene. Stendardi delle truppe provinciali, abbiamo completato anche una nuova tecnologia. Grado aumentato, ingegnere castellano Helmut Farbrack, ok. Grado aumentato. Allora, intanto guardiamo qua un attimo. Perché qui abbiamo visto nel passare il turno che un esercito qua dell'Ostland stava andando verso il Middenheim. Allora, grado aumentato. Gli assegniamo un cavallo da guerra, va bene. Destriero, ok. Andiamo nei dettagli. C'è qualcosa per te? Nulla. Oggetto incantato? Nulla. Va bene qua. Nulla, ok, li abbiamo già assegnati. Volevo andare qua, visto che è aumentato di grado. Vorrei portarlo, se può. Questo è un grado 5, lui è un grado 5, quindi gli diamo un calcio e lo mettiamo a fare l'arcilettore. Visto che lui ha queste abilità, ok, ottimo. Quindi nel prossimo turno dovrebbe entrare a fare l'arcilettore. Perché lui ha dei tratti che si addicono di più a quel personaggio, a quel ruolo, quell'incarico. E poi, ragazzi, direi di andare verso la battaglia. Do un'occhiata un attimo veloce qua. Ah, qui la desolazione, questa qua di Karoburg. No, dov'è che è? Allora, aumentiamo, caserma, mantenimento meno 5 unità di fanteria, capacità di reclutamento globale più 1, capacità di reclutamento locale 1, riduzione tempo di ricarica più 15% per unità di fanteria. Allora, musicisti a cavallo, aumenta la velocità, allevamento di cavallo da guerra, riduzione della perdita di vigore per tutte le unità di cavalleria, mantenimento meno 5 per le unità imperiali del Reich, raduni nobili minori, mantenimento meno 5 per le unità. Allora, io direi di andare un attimo qua sul recluta truppe non regolari, così abbassiamo un po' il mantenimento, ok, va bene. 12 turni, ma va bene, pazienza. Potremmo anche sempre comunque fermarlo e andare su un'altra tecnologia, ma io qua vorrei. Quanto abbiamo? Abbiamo un surplus di 1 e dobbiamo averne, e 1 ce l'abbiamo, ma non abbiamo i soldi. Ok, va bene, pazienza. Passiamo un altro turno, anzi. The Empire. Praise Sigma. We cannot. Allora, we cannot, però. Sigma forbids this. Let us move. Ci vai qua. It is time. Zaugav. Ok, è entrato un altro I trust you. generale. Proviamo ad ammazzarlo. Blocca l'esercito. Fallimento. Vabbè, fai schifo. Ok, andiamo ad Thanks for attaccare gli our orchi. mission. Raise your weapons. Ok, bene. Tesoriere imperatore. Siamo a posto. Assegnata l'abilità. Mi sembra che ci sia anche un alto vento qua. I venti della magia sono abbastanza alti. Guardiamo un po' qua chi abbiamo. Qui si sono un po' rovinati. Andiamo in battaglia, ragazzi. Non abbiamo l'equipaggiamento. Quindi. Però qua non c'è bisogno di equipaggiamento.
Ok, andiamo in battaglia. Ok, allora questo è lo schieramento. Abbiamo la possibilità di schiacciare il nemico, visto che abbiamo il rafforzamento dall'altra parte. Iniziamo la battaglia. Invece non abbiamo la possibilità di schiacciare il nemico perché sono da quest'altra parte. Pazienza, era un'idea iniziale. Ok, portiamoci qua. Qui che abbiamo dei tiratori. Allora, la nostra fortuna è che non hanno delle cavallerie. Questo molto bene. Allora, qua selezioniamoli e facciamo una formazione con fronte di fanterie. Ok, poi lo portiamo qua. Ottimo. Tanto portiamo i nostri fucilieri qua. Fucilieri, pistolieri a cavallo. Ok. Hanno diversi tiratori sicuramente. Gli orchi. Chi c'hanno? Un piccolo wag, un piccolo comandante degli orchi giganti comandati da un goblin. Si sentono un po' accerchiati, visto che si stanno muovendo un po' in maniera un po' insulsa. Allora, andiamo un po' avanti. Questo schieramento lo teniamo qua di fianco, ok. Vediamo che non mi perdo qualcuno per strada. Ok. Andiamo avanti con i nostri tiratori. Fermiamoci qua. E qua di tiratori non ne abbiamo tanti, eh. Allora, andiamo avanti. Ok, teniamoci sempre questa roccia qua su un fianco, che così ci permette di avere un fianco coperto e non ci arrivano su un fianco, almeno qua. Ottimo, andiamo al tiro. Non sembrano volere venire alla carica, quindi portiamo avanti anche il nostro mago, magari cerchiamo di lanciare qualche incantesimo. Ok. Blocchiamoli. E tiriamogli una bella fulminata. Ottimo, torniamo indietro con il mago. Portiamo indietro anche i nostri tiratori, visto che si stanno accingendo alla carica. Andiamo avanti, carica ragazzi. Ok. Tiratela in mezzo ragazzi. Avanti, cavallerie. Vabbè, facciamo così, andiamo avanti. Qua alle spalle col nostro schieramento, veloci. Il nostro mago, dov'è ragazzi? Qua. Ma dove sei, Franz?
Ok. Ok. Distruggiamo il nemico. Avanti, correre. Avanti, pistolieri, possiamo utilizzarli per attaccare, inseguiamoli, mandiamoli tutti in rotta e in fuga, distruggiamoli una volta per tutte. Ok. Qui c'è il suo generale, attacchiamolo. Dov'è il mago? Avanti il mago, ragazzi. Vittoria. Ok, chi è questo qua? Fanteria con spada, adesso lo eliminiamo. Vado avanti io e ci vediamo dopo, ragazzi, subito dopo. Ok, battaglia decisiva. D'altronde avevamo quasi 1000 uomini in più, però sai com'è, bisogna essere sempre pronti ad essere in più che in meno, è sempre meglio. Ok, allora possiamo occupare, non possiamo occuparlo, possiamo razziarlo e raderlo al suolo. Allora, razziarlo ci porta un bel po' di denaro nelle nostre casse. Poi non fare nulla. Volevo distruggerlo, ma probabilmente non riusciamo a farlo. Va bene. Ok, ragazzi, concludo qua questo episodio. Intanto rimettiamo dentro qua il nostro Carlo Franz all'interno del suo nuovo castello. Al prossimo episodio daremo anche le varie abilità e tutto. Forse avrei fatto bene a distruggere l'insediamento, però vabbè, pensavo di riuscirlo a fare in un secondo tempo, ma comunque lo terremo sotto controllo. Quindi vi saluto e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!